Davide Gesù con una lettura, un reading. Buonasera, sono Davide Gesù, forse vi ricorderete di me per film come, no, come per le poesie monovocaliche. Allora, sono quello delle poesie monovocaliche, sì. Allora, buonasera, allora vi presento un'altra stronzata che mi sono inventato in questo periodo. Per chi non mi conosce, a me piace giocare con le parole, piace giocare con le regole grammaticali e quindi mi piace scrivere testi che abbiano dei vincoli, degli incastri, delle cose che mi rende complicato scriverli. Allora, l'incastro che mi sono inventato ultimamente è fare iniziare un testo sempre con una stessa vocale o consonante che scelgo di volta in volta. Vi presento quello che inizia con la A e faccio solo due premesse. Siccome mi hanno rotto le balle una volta, a proposito, esiste sia la versione A staccato proposito sia la versione intera, controllate sul dizionario della lingua italiana. Quindi a proposito va bene come termine nella mia poesia. E poi la seconda precisazione è che vietate i minori di 14 anni. Che fa sempre comodo dire. Grazie. Allora, vi presento quindi il mio testo, titolo Alcolizzati, astemi, acerrimi antagonisti. Allora, alcuni alcolizzati amano adocchiare amichevolmente avvenenti adolescenti accondiscendenti. Adorano adescarle adagio, accerchiarle abilmente, approcciarvisi accidentalmente. Adottano agghiaccianti avance allusive ambigue, affermazioni altisonanti, accipicchi approcci amatoriali. Altri alcolizzati, allupati, abbordano aggressivamente attraenti amanti altoatesine. Ambirebbero appartarsi ad amoreggiare affannosamente, accoppiarsi appassionatamente, ardentemente, animalescamente. Ad amplesso avvenuto, affaticati, ammosciano agonizzanti, addormentandosi addosso amichevolmente. Ammiccano, alludendo ad armonie anni addietro, accoccolati ad ascoltare, agognando allucinanti alza bandiera all'alba. Alleluia. Altri ancora, affiliati al AAAA, Associazione Alcolisti Anonimi Astinenti, apprezzerebbero altresì accingersi arbitrariamente anche agli amici altrui, abbindolandoli apposta appena arrivano affinché abbandonino alcun autocontrollo. Altrettanti alcolisti, assetati, amano abbeverarsi avidamente. Aperol, Anisetta, Aglianico, Assenzio, Amaretto, Armagnac, Amarone, Americano, Angelo Azzurro. Aspetta. Ah, Ammazza Caffè, Amaro Averna. Aiuto. Astemi, anzitutto acquistano acqua anziché alcol. Atteggiamento aberrante. Appaiono asettici, adulti attivi, abbronzati, aitanti, atletici, allenamenti aerobici, anaerobici, abitudinari, ambientalisti, abbigliamento abbastanza accurato, aderente, attillato, acconciature aerodinamiche abominevoli, accessori antiquati, aristocratica aplomb angloamericana, appeal altamente accomodante, acritico, alquanto altezzoso. A proposito, alcuni astemi, Ariete ascendente acquario, amano arrovellarsi approvando alimenti assai alternativi. Ascoltate. Antipasto agli asparagi amaranto, alghe all'aneto, agrumi assortiti all'albume, allettanti albicocche agrodolci, aranciata amara addolcita alla cacia, aperitivi annacquati all'ananas, all'anguria, avena all'aloe. Ascoltate, avocado all'aglio afrodisiaco, aceto aromatizzato all'agave aspro. Alimentazione assolutamente anaffettiva. Anziché adeguarsi, abbuffandosi appetitosamente, agnolotti alla matriciana, abbondanti affettati affumicati, anatra all'arancia, agnello all'alloro, affogato alla marena. Ai, apporto alimentare altissimo, adipe all'addome assicurato. Arrivederci. Auguri, anzi, addio. Grazie.
Allora, voi avete capito cosa faccio, è inutile che lo rispiego. Adesso vi presento un altro testo. Questa volta ha due lettere, una A e una G. Questo l'ho dedicato ad una ragazza con la quale uscivo, che si chiama Antonella Gervasi, ovviamente il nome è finto, in modo che nessuno possa ricordare. E questo è il testo che ho scritto, dedicato a lei, tra l'altro, prima, quando ancora uscivamo, cioè prima che lei me l'ha... Come si dice quella roba che... Ok, prima. Antonella Gervasi. A guardarla approssimativamente, generalmente, appare gentile, affabile, garbata, abbastanza galante, allegra, gioiosa. Avantieri glielo accennai gogliardicamente. A guardarla approfonditamente, giuro, avverti genialità, anticonformismo, grinta, addirittura grazia. Attenti, gambe affusolate, ginocchia arretrate, girovita accentuato, grandi anche, gomiti allineati, gola allungata, guance arrossate, glabre. Analizzandola gradualmente, appare gagliarda, ambiziosa, granitica, assai generosa, accattivante, grande appeal, gestualità ampiamente guarnita, abbigliamento giovanile. Anzitutto gode, assaporando gusti alternativi, già, ahimè, gradisce abbuffarsi gratis, antipasti, guacamole, arachidi, grano, avena, grigliate abbondanti, guanciale arrosto, gamberi alla griglia, aragosta, granchio, asparagi gratinati, alcolici gelati a gogo. Adora graffiare ambiguità grammaticali affinché, giocherellandoci, abbiano grosso accento, graziose ambivalenze genuine. Ama giocare, anzi gareggiare, affannarsi, grondare adrenalina, gustare agonismi ghiacciati, altro che. Giustamente accoglie genialità altrui, giacché apprezza Gesù alias gravida. Attualmente girovagano alcolizzandosi, gestiscono amichevolmente i guai, affidandosi grossolanamente a guizzi artistici. Gonfiano apparati genitali, astenendosi goffamente, anziché giovarne abbondantemente giocando al ginecologo. Grazie.